fortunate, no? Volevo tanto ringraziare le nuove iscritte, perché noto dalle domande che mi fate che non seguite il mio canale, da poco. E io questo canale, il mio canale, l'ho aperto nel 2006, però ho iniziato a fare video 2007 e quel canale, poi dopo come 1000 video, quel canale l'ho chiuso, poi l'ho riaperto, quindi questo è il mio secondo canale, che è per il 2012, però il mio canale, c'è chi mi segue dal primo canale, dal 2007, erano ragazzine, ora sono donne e mamme, quindi quando scegliete di essere nella mia compagnia, scegliete di essere nella compagnia anche di tutte le persone che mi seguono. Infatti se notate in questo canale ci sono molti commenti, perché è un canale molto casaleggio, sempre stato. E sono una persona normalissima. E chi mi segue da tanti anni sa tutta la mia storia. Comunque, vi devo dire, finalmente... Non che io non ho mai avuto orologi e che non mi piaceva usarli, e dato che non esco spesso col cellulare e anche a casa non so mai che ore sono, no? Ho comprato un orologio, come sapete, e ora mi devo, non vantare, ora vi devo scassare le balls, no? Quindi vi dico l'orario ora, devo accenderlo, aspettate. Io sono, e fa comodo però perché... Mi dà modo, se il mio capo mi cerca, di mandarmi un text. Però l'ho preso anche per fare sport. Ora si deve accendere, no? Zoom enabled. Non ho capito ancora come usarlo veramente tutto, però ci arriverò. Comunque, quello che volevo dire. Oggi indosso un altro... Ma un rossetto di... Non vi fate mai prendere da questi brands fighetti, no? Perché alla fine della giornata i rossetti hanno degli ingredienti, sono molto basici su tutti i rossetti, no? Questo l'ho comprato l'anno scorso, penso. È di Pat McGrath, wow. Perché io ho la credit card di Sephora, che non so se è disponibile in Italia, però comunque ti danno un credito come di $500 all'inizio, tu li spendi, poi li paghi a rate, no? E ho deciso di comprarmi questo rossetto, io l'ho già pagato comunque. È un rossetto normalissimo che si trova da MAC, è un nude, non è neanche tanto pigmentato. Però oggi... Chi mi segue da voi, forse dice, ma perché si sta mettendo il rossetto? Perché se mi seguite dall'inizio 2007, sapete che io facevo queste cose con i rossetti. Infatti una YouTuber che non fa più video mi prendeva in giro, no? Era tutto scherzoso, no? Come io vi applicavo il rossetto, perché era una cosa molto tipica nel mio canale, no? Comunque le persone che mi seguono dall'inizio sanno, non è che racconto i fatacci miei, che non trovo sia un buon gusto, però racconto un po' della mia vita così le persone mi possono conoscere, no? Comunque, ora sono... Oggi è domenica il 26, non so perché è coperto, quindi non lo so. E comunque sono le 11:05 di mattina. Oggi è il 26, però è coperto, quindi non si vede un fico secco. Comunque, e tutti lo sanno che io ho problemi con l'orario. Ora, la cosa bella è che non devo portarmi il cellulare, perché il cellulare lo... Comunque, indosso questo nude di Pat McGrath. Non so neanche come si chiama. Quello che volevo dire, perché volevo farvi vedere... Che a voi vi piace, è tanto tempo che non faccio sfogliamo insieme queste riviste, no? E dentro penso mi è arrivato insieme l'El di gennaio e il di febbraio, non so perché. E dentro uno di questi
qua, c'era una crema di Chanel. La cosa è, quello che volevo dire, perché quando io decido di mettere in atto qualche cosa, la cosa deve maturare in testa, non è perché io non sono una Taliban di niente, nessuna cosa. E devo veramente ragionarci e capire il perché delle cose, non, smettere di fare una certa cosa solo perché tanti lo stanno facendo, ma tu non l'hai maturata in testa, non lo porterai a buon fine. La cosa con i campioncini è che per la maggior parte sono prodotti in monouso, no? E se mi danno campioncini che io sono di prodotti che io non userei mai, li butto via. E questi monodose, tanti questi campioncini inquinano l'ambiente, e tanto mi sono fatta proprio una cultura, come tutte queste cose monodose inquinano molto, e io mi sto mettendo pian piano sulla strada di fare una riduzione delle cose di plastica, che è difficilissimo, e di provare in cose come questo che noi non ci facciamo neanche caso. Ora ci faccio caso, ecco perché se mi danno, io ho il canale, se mi danno campioncini. Ora ho voi che li posso regalare, infatti questo qui di Le Lift Creme, che io non uso, non userei, lo metto qua dentro e ve lo do a voi. Oh, avevo un'altra cosa, avevo altri 5 samples, ecco qui. Sono andata da Ulta e hanno, nell'area di Clinique, hanno ceste piene di campioncini. E tu, la gente qui non è, la gente non è che se ne prende, a parte me perché ho un canale, e avevano questo sample di questo prodotto qui, quindi ne ho preso 1, 2, 3, 4, 5, 6, perché io ho il canale, quindi comunque ne ho provato uno, non mi è andato bene, però altri 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no 6, li mettiamo qua dentro perché ho il canale, qualcuno li proverà. Però la cosa è che sto facendo più attenzione a non farmi dare campioncini di cose che non userei. Quante volte, a volte ti mettono manciate dentro di shampoo per persone che hanno la forfora, correggetemi. O prodotti che proprio hanno alti livelli di acido salicilico, cose così che io non potrei usare, no? O cose così, ma gli shampoo sono fenomenali perché mi hanno dato dei shampoo che proprio non fanno il mio caso. Ah, proprio non fanno il mio caso. Quindi, questa alla fine, diciamo la verità, li buttiamo via. Se non proviamo a trovare utilizzo per queste cose, no? E io voglio fare una riduzione di quello. Ecco perché sto attenta a non farmi dare campioncini di cose che non userei. Anche se per voi io. Se ho cose le accumulo e poi ve le spedisco, no? E faccio, non faccio funghi voi, faccio pensierini così per amicizia. Volevo dire che ho inviato tantissime cartoline, come sapete io, certe le avete ricevute proprio recentemente, non ve l'aspettavate, sono felice. Quindi così. Quindi dopo detto quello, ok, volevo. Cioè, volevo farvi vedere, oh, volevo dire quello che indosso oggi, perché sai, io mi prendo questo canale e tutti quelli che mi seguono sono ciniche e sarcastiche come me, quindi accolgono le sfumature. Forse voi che siete nuove non avete capito che persona sono, quindi questa qui è pazza, veramente no. Perché colgono, io ho queste canottiere, no? E perché io sono una donna in menopausa. A volte la sera mi vengono, non sudo, però se mi sento il corpo caldo e dura pochissimo, come 5 minuti, però me lo sento. Quindi dormo proprio vicino alla finestra, apro la finestra con quel freddo. Anche probabilmente non farebbe bene, perché un giorno mi sono svegliata tutto bagnato perché ha piovuto durante la notte, io dormivo, ma mi sono bagnato, pensate che sono fuori. Comunque lo tagliate perché non posso dormire con niente che è così. Non posso, proprio muoio. Quindi vi faccio questo video con una delle mie t-shirt menopausali. Ce ne ho due. L'altra che ce l'ho da quando sono andata in luna di miele, 30 anni fa, non so, tantissimi anni fa, io non sono più sposata, però è questa che l'ho ritrovata.
È bella larga e strapiena di buchi, quindi è molto aria condizionata. Questa è l'altra mia questo è, infatti ho visto Mount McKinley in Alaska e questo è molto bucata. Io li adoro, lo so, non è che io non mi posso permettere, io ho t-shirt molto carine, però non sono menopausali. Solo chi ha subito tutte queste cose così, capisce. Comunque, oggi, solo perché sono comode, e ho un cardigan molto da vecchietta. Comunque, e poi le t-shirt, come sapete, io le t-shirt le uso anche per asciugarmi i capelli. Quindi questa è una che quelle che di Barbie, no? Che non uso più perché è troppo aderente, non lo posso indossare la notte, sono sclero, perché so sudo o cose del genere. Ma chi è nella fase menopausa lo capisce questo, vogliamo stare stracomode. Ok, ora che ho detto tutte queste chiacchiere, io sono influenzata da un bel po' di tempo. E purtroppo ero a casa a letto per quasi una settimana. La seconda settimana che era, sono dovuta tornare a lavorare e non so come ce l'ho fatta, stavo malissimo. E faceva come meno 15, ora c'è molto sole, meno 15. Ho camminato alla fermata, no? Perché vado in centro di New York a lavorare. Beh, lavoro in Harlem, chi non l'ha capito, lavoro in Harlem, chi non mi conosce. Quindi però, sai, ora nei weekend, ora sto provando solo a riposare, mangiare bene, così mi riprendo, no? E mi sono lavato i capelli e provato questo balsamo della Garnier che pare molto buono. Non ho messo nessun gel. Ora c'è il sole. Comunque, ora che sono 12 minuti parlando, non ho detto un fico secco. Vediamo quello. Il L di febbraio. C'è Zoe Kravitz. Lei assomiglia molto al babbo, ma anche alla mamma. Bella ragazza, bella. Vediamo che c'è qui. Oh, c'è questa pubblicità di Lancome. Oh, una mia nuova follower ha detto che aveva comprato una maschera di Lancome che l'ha pagata 77 euro e non si è trovata bene. Questo che stavo chiedendo perché non penso che si riferiva perché non mi piace provare io campioncini di cose che voglio provare, li chiedo o li apprezzo quando mi sono stati regalati. Però come vi ho detto, se sono prodotti che non fanno il mio caso, non li voglio perché inquinano questi campioncini. Pensate a quante volte, ora non voglio ritornare sul discorso, li buttiamo via perché non fa il nostro caso. Quindi, ok. Comunque, io penso pochissime creme veramente valgono il prezzo. L'unico siero che se vorrei spendere quei soldi comprerei che costa è quello di Estée Lauder, Advanced Night Repair. Però ora con questi prodotti di Hada Labo ci devo studiare un po', perché loro sono molto alti in acido ialuronico. Comunque, guardiamo qui. Bellissimo questo, di Dolce Gabbana. D&G, come diciamo qui, D&G. E questa borsa. Questa piccolina qui, deliziosa. Anche se bellissimo questo orologio di Harry Winston con il blu, ovviamente perché il blu è il colore dell'anno, no? Bellissimo questo di Harry Winston. Eccolo qui. Il Estée Lauder Advanced Night Repair. Ora c'è il Synchronized Recovery Complex 2, poi ce n'è anche un altro. Questo prodotto, Advanced Night Repair,
penso il 90% delle persone che lo usano lo adorano e non ne possono fare a meno. Quindi penso se dovrei spendere su un unico prodotto skincare costoso è il siero, che penso è il più importante, il siero. Oh, qua c'è Van Cleef & Arpels. Vedete questo motif? Questo motif qui, si chiama Alhambra. L'ha creato Van Cleef & Arpels ed è stato molto copiato. Si vede nelle collezioni di Louis Vuitton, Chanel. Hanno tantissimi brand high-end hanno copiato questo disegno. Io infatti avevo una collana, non di Van Cleef & Arpels, però la conta come 20, l'ho legata nel canale. Hanno anche il bracciale. Gli orecchini sono deliziosi, li fanno intanto bellissimi. Si chiama Alhambra e non so quanto l'hanno, dagli anni 70, non mi ricordo, 80, non mi ricordo. Vediamo qui. Questo qui c'è Max Mara, questo colore vi devo dire su di me, non, proprio non è un colore che a me sta bene, no? Però bello, però non è un colore che a me. Infatti se vedi, se guardiamo bene queste ragazze, non è questo colore, questo beige, non dona tante persone, non so, no? A me sarebbe malissimo, proprio. Scusate se sono un po' le towelettes di Neutrogena sono veramente molto valide, però ecco. Voglio fare anche una. Io, come sapete, compro il cotone, me lo faccio durare perché sono tutti. Mi sto mettendo in questa. Provo a ragionare sulle cose e poi ci arrivo con calma, perché dobbiamo maturare la cosa in testa per portare in azione certe cose, no? E tutte queste cose qui. Le maschere, tutte queste cose monouso, non pensandoci, inquinano e mi sto facendo una ragione, mi sto facendo delle domande. Quante cose monouso uso? Quante cose monouso uso? Poi, ora vediamo qui. Questo si chiama Zebra Crossing. Oh, l'animalier non è per tutti, però a me piace per esempio nei foulard o in piccoli accessori, in bracciali, cose del genere. Ho una camicetta che è animalier, però è molto delicata. Zebra Crossing. Poi c'è, questo lo chiamano Grid System. Questa borsa di Fendi, a me mi piace perché ha un logo discreto, senza avere, vedete, sono quadrettini. Questa qui, non so se è di pelle, non so, è 1980 dollari. Queste scarpe non mi piacciono in nessun modo, proprio non valorizzano il piede. Lo so che sono molto comode, qui ci hanno messo anche dei cristalli, no? Roger Vivier 1550, manco morta. Queste scarpe, questi sandali sono comodissimi, no? Però non valorizzano il piede per niente, anche se ci mettono il cristallo, per niente, guarda. Cos'altro c'è qui? Una crema. La crema di Clé de Peau, penso si dice così, 550 dollari. Se ci pensate. Se, le creme viso hanno tutti simili ingredienti, hanno tutti simili ingredienti, no, per fare le creme, poi ci mettono tutti questi pasticci dentro, però alla fine pagare 550 dollari per una crema è osceno, è osceno. Ecco la gonna qui, quadrettini, questa cosa qui, siamo qui, carino questo. Ora, New Arrivals, questo è Gucci, 2700 dollari, è blu con i pois rossi. Questo mi piace dire, mi piace che non ha, non, cioè, ci sono, a me non piacciono le cose troppo logate, quindi questo va bene, mi piace questo. E il G, non c'è troppo G, anche se
non è una borsa che io comprerei perché dato ho poche borse, devo comprare una borsa per una cosa meno così, però ecco, come sapete, penso l'ho detto, questi prodotti di OGX ne ho provati vari, hanno fatto un rebranding, prima si chiamavano un'altra cosa, uno più pessimo dell'altro, uno più, non ho trovato fra tutti questi, e ne ho provati tanti, però non ci siamo. Non ci, a me non va il mio caso, guarda. Questi sono i pumps che ora stanno ritornando. I pumps, questo è di Michael Kors, 695 dollari. Penso sono di seta e pelle. Sì, il pump sta tornando alla grande, quindi. Ora, non so se lo sapete che Versace fa parte del gruppo Michael Kors, l'hanno venduto. E Marc Jacobs fa parte del gruppo Louis Vuitton, quindi le cose così. Eccolo qui, le Lift. Le Lift. Anche se certi prodotti della skincare di Chanel mi sono molto molto piaciuti. Adoro vedere Lauren Hutton, che è una modella da tantissimi anni, ha 76 anni. Adoro vedere donne con le rughe. Niente Botox. Non so, la cosa è che io penso se qualsiasi cosa tu ti puoi fare, se ti fa stare meglio, fallo. La cosa è che stiamo diventando più tutti uguali, no? Ecco, quando cammini nella strada le vedi. Scusate. Comunque, oh, sta ritornando molto il clutch. Io ho un clutch di American Apparel, nero, ce l'ho. È l'unico che ho ora. Vediamo qui. Vediamo i prezzi. Quello di Louis Vuitton, non dicono il prezzo. Quello di Giuseppe Zanotti, questo qui, che è un carino, discreto il logo, 895 dollari, Giuseppe Zanotti. Questo di Balenciaga, 1250. Tory Burch, 648. Bottega Veneta, non c'è scritto il prezzo. Questo. Ora vi devo dire che non penso questo clutch di Balenciaga, che solo un semplice clutch di pelle, vale 1260 dollari. Veramente, ora arriviamo al punto che mi piace. Accessori. Questi accessori per primavera. I colori, sono due colori. Questo celeste, che è fenomenale. Infatti questo colore a me sta bene. Questi qui. Che c'è qui? Questa borsa di Tod's 2095. Carino, un semplice T. Non ti scassano le balls con tutti questi logo. Gli stivali di Salvatore Ferragamo 2800 dollari. No, scusate, la borsa è di Ferragamo, questi stivaletti sono di Altuzarra, 995. E la borsa di, non so se vedete bene, la borsa di Ferragamo, discreta, e 2800 dollari. Non so se vedete bene. Questi i mules e questa borsa di questa qua è di Coach 2000 dollari. Coach è un brand che mi piace. Ho una o due borse di Coach, le altre tutte regalate. Ora sul verde, questa bellissima borsa di Fendi è solo prezzo offerta. Questa di Fendi 7200 dollari. E i prezzi in euro sono simili, eh. I Birkenstock, a me non, lo so che sono comodi, però non valorizzano nessuno. Le
Birkenstock in verde. Wow, $460. No. 400 per Birkenstock. Cos'altro c'è qui? C'è la borsa di Chanel, discreta, per un semplice prezzo di $5.600. Ora, questi colori qui, ovviamente, se devi non hai, se devi comprare una borsa Chanel, devi comprarti solo un'unica borsa buona, diciamo, non ti compri questo colore. Quindi, poi questa sezione si chiama Indigo Girls. C'è molti jeans, molti jeans. Io per i jeans vanno provati perché io sono secca. E molto gli anni 70, vedete? Questa giacca qui ce l'ho di Brooks Brothers. È l'unica cosa che io non ho ceduto quando ho fatto pulito l'armadio, perché è una giacca veramente buona e la porterò dalla sarta. E credo che ci vuole soldi, deve quasi tutta rifarla, però è una buona giacca. Ce l'ho a quei bottoni così, molto classica. E quali? L'unica cosa è che questi pantaloni così, per chi è secca come me, non ci valorizzano veramente. Perché se io indosso cose che sono molto larghe, sembro molto più magra. E comunque, va, ovviamente le gonne di jeans vanno sempre, 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 così belle. Io ne avevo uno o due, le ho cedute perché non mi stavano più bene. Cos'altro c'è di interessante qui? I shorts di jeans, io ce l'ho. Non sono per tutti. Ora arriviamo a questa area, Read Her Lips. Il rossetto che indossava spesso Audrey Hepburn esiste ancora, è di Revlon e si chiama Pink in the Afternoon. Si chiama Pink in the Afternoon, lo fanno ancora. Infatti in una foto sua, nella foto in una scena del film, lei si vede indossare quel rossetto, applicandolo. Pink in the Afternoon. E questa è la bellissima Estée Lauder. Suo figlio ha la galleria Neue Gallery, che io dove vado a vedere il mio Klimt, è il figlio di. Infatti mio fratello, non so se forse non l'ho mai accennato. Lui è un artigiano, 9 anni fa per Ronald Lauder, che è il proprietario della Neue Gallery, gli ha fatto un bellissimo tavolo per il salotto. Non so quanto il mio fratello gliel'ha fatto pagare, ci ha avuto mesi per farlo. Comunque la bellissima Estée Lauder, lei indossava Potent and Daring. Potent and Daring. Estée Lauder è la prima donna, o la prima, il primo brand che ha messo sul mercato un siero, no? All'acido ialuronico. Advanced Night Repair. Quindi, trovo quello interessante. Brava per lei. Quindi, vediamo cos'altro c'è qui. E si è tirato fuori dei nuovi colori per la collezione. Li ho visti prima da vedere ora anche sui colori degli smalti, no? Prova a comprare i colori che mi donano. E io vado vicino alla finestra nei negozi, no? E lo metto contro la mia pelle, vediamo se mi tornerebbero. Altrimenti,
come qualsiasi cosa, lo smalto, gli ombretti, i rossetti. Ovviamente possiamo indossare quello che ci piace, no? Però certe tonalità ci valorizzano di più, quindi sono una scelta, no? L'ho visto questo colore si chiama Flying Solo. Flying Solo è come io sono sempre viaggiando sola, quando viaggio viaggio da sola, no? Però questo colore che mi sta meglio, Free to Roam, questo qui, Flying Solo, ha un po' troppo pesca. E gli altri non mi donano. E mi piace You Do Blue, certo, questo blu è molto bello. Una bella collezione, però sto provando a riciclare gli smalti che ho. Ho troppi, moltissimi smalti. L'altro c'è Beyoncé. Ora arriviamo proprio al dunque delle cose. La cosa è, perché una cosa c'è scritto Chanel, non, queste sono solo io, che non mi è mai piaciuto, è troppo proprio gli orecchini così, proprio, non so, sono solo io, ecco qui, questo probabilmente mi fa vedere tutto, ma io non so se indosserei una cinta Chanel, la borsa Chanel, anche se questa borsa è bellissima, spara di velluto. È bellissima, eh? Però non so se indossare. Beh, ovviamente la modella sta indossando tutto, però le t-shirt con il nome Chanel, Gucci mi stanno sulle balls alla grande, guarda. Chi è questo? Questo è Soul Sister. Questi stivali e a me piacciono tutti, adoro. Questo è Louis Vuitton 1810 dollari. No, no, thank you. Alexander Wang 600. Questo è Alexander Wang, simpatico. Anche se le cose non le indosserei. Le apprezzo, no? Possiamo sempre apprezzare delle cose anche se non fanno il nostro caso, il nostro portafoglio. Ha il logo discreto, anche se potevano fare a meno di questa cosa qui, di scriverlo qui, però bellissimo. Quello che ho notato è che tanti di questi motif o disegni sono ispirati da porcellane, no? E poi Dolce & Gabbana si è ispirato a della stoffa toile per tendaggi, no? Molto bello. Comunque questo è bello. Questo cos'è? È un anello. Andrea Forman, 3500. Ma questi anelli smaltati si trovano. Non per poco. La borsa di Miu Miu, discreta, il logo è piccolino. 1420, il logo è scritto qui in piccolo. Quello è accettabile, solo che camminare con questi proprio non mi dice niente qui. Il bucket di Celine, molto bello. Quanto c'è per scritto prezzo? Sì, 1950 dollari. Walk in the park. Il Celine, io preferisco non. Beh, questo scritto qui mi basta, che se l'hanno scritto qui. Non, proprio, leviamolo, leviamolo, leviamolo. Perché alla fine, perché state comprando una borsa? Per il nome che c'è scritto sopra o perché è una bella borsa che apprezzate? Ecco qui, quello che vi dicevo io. Ecco la porcellana, vedete? Questi sono gli orecchini, guardate. Bello questo. Non è per tutti. Non è per tutti avere una camicetta che sembra una teiera. Comunque, scusate. C'è cose con cristalli e cazzeggi vari. Questo è di Oscar de la Renta, 790 dollari. Io, la cosa è,
che tanti di voi dite, beh, con $790 posso comprare 3-4 paio di scarpe. È vero, però ci sono molte persone nel mondo che ci sono benestanti e c'è una parte uguale che non lo sono e vivono con meno. E, sai, le persone spendono basato sulle loro possibilità. Quindi io a volte guardo dei video di ragazze che sono molto benestanti, fanno degli acquisti abbastanza importanti, però loro se lo possono permettere, quindi perché io non le giudico, non le... perché loro se lo possono permettere di comprare queste cose a prezzi abbastanza importanti, che io non farei perché non ho quelle possibilità, però a me va bene, non mi piace sentire commenti come c'è gente che sta morendo di fame e tutti comprano una borsa di $5.000 o €5.000, no. Ma quella persona se la può permettere, no? Ha i soldi, le possibilità, perché se no portano avanti l'economia, perché altrimenti questi brand andrebbero... La cosa è, finché persone sono disposte a pagare $5.000 per una borsa Chanel o 10.000, prezzo iniziale di una borsa Hermès, loro continueranno a farlo quello, perché sanno che c'è mercato, no? Se voi guardate tutte queste cose di questi prezzi osceni, prezzi che io reputo osceni, sono altissimi, c'è persone, che tante, che comprano quelle cose. C'è il mercato e loro sanno, anzi, ti mettono anche nella lista d'attesa per spendere $10.000 su una borsa di Hermès. Ti metti nella lista d'attesa quando vai in un negozio Hermès e chiedi per quella borsa, manco te la tirano fuori perché non ti conoscono. Se loro non ti conoscono, quella borsa non te la vendono, né te la suggeriscono. Perché te lo devi guadagnarti l'opportunità per comprarti. Una YouTuber che seguivo, lei ha prenotato il tempo nel negozio a Parigi per avere l'opportunità. Lei, infatti, ha dovuto aspettare vari giorni perché non. Perché fanno. Comunque, tutta sta politica. Lei è tornata, ha tirato fuori la sua Birkin. Pensa come la Birkin, una dei due. O la Kelly, la Birkin. Poi è ritornata quando anche la Kelly, entrambi. Tutta felice che ha avuto l'opportunità di sputtanarsi $10.000 in una borsa. Ma vi rendete conto che vi prendono per i fondelli sti brands? Che quella borsa, pur ci vuole vari giorni per farla, è tutta fatta a mano. Non giustifica quei prezzi, perché si trovano borse made in France, made in Italy, della stessa qualità, la stessa manodopera, per forse 600, 700, €800, no? Il massimo. Ma è veramente osceno perché ci spaticchiano, perché c'è tutta questa storia dietro queste borse, no? È tutto marketing. Anche se è una buona borsa, ma nessuna borsa. Hanno messo all'asta una borsa di Hermès e hanno venduta per $250.000 perché era molto particolare, molto pregiata, con diamanti e tutto. Ma cioè, non so, però se le persone vogliono, si sentono onorate di essere state scelte per spendere, sono onorata per essere stata scelta per poter comprare, spendere i miei soldi, ma questa cosa non mi torna qui, non mi torna. Però, così, ora guardiamo Cowgirl, io ho fatto anche i biscotti. I cowboy boots sono una cosa che ho nella mia wish list. Però ho un buon paio di stivali, però non devo ancora pensarci sopra. Però sarà per l'autunno prossimo perché ora non ho soldi. Però Cowgirl è molto in. Questi sono di Versace, 1700. Questi qui, fatti di un brand americano, i migliori di Fry, ti vengono su $400. I migliori di Fry. Ovviamente se vuoi un paio di cowboy boots qui negli Stati Uniti fatti a mano, ti fanno su $800. Ci sono posti a New York che vai lì, ti misurano il piede e te li fanno su misura. Non spendi più di 800. Questi sono $1.725. Vedi, perché c'è il nome Versace. Non che non sono buoni, però ci metti un nome di uno stilista e basta. Qui, eccoli qui. Eccoli, mamma mia.
Sono i Miu Miu, $850. Poi sono anche gialli a fiorellini, quel tocco in più. Questo è giardinaggio, The Constant Gardener. Questi difendi, troppo dolci, eh? Carinissima, è tutta ricamata qui. Questa quanto vogliono? 3.609. $3.690. Proprio walk in the park. Questo risparmio totale. Guarda, questo. Ma le persone che si comprano queste borse, ovviamente ne hanno altre e possono comprarsi una borsa un po', è molto particolare. Però, questo è carino. Questo, cos'è? Questi sono orecchini. $2.100, bellissimi questi. Mi piace, apprezzo molto anche queste cose qui, queste borse qui. Io apprezzo molto proprio tutto della borsa, è una bellissima borsa, solo che i prezzi sono un po' eccessivi. Oscar della Renta, 1.890. E queste scarpe? Tabitha Simmons, $795, sono di seta. Se quando facciamo questi acquisti, perché ovviamente noi siamo persone normali, non abbiamo quei soldi per poterci comprare tutte queste cose, perché sai, se io ho $795, mi comprerei i colori più che potrei più sfruttare di più, no? Però il mondo è pieno di persone benestanti, ma tante! Come il mondo è pieno di persone che non hanno un centesimo, no? Ora, questo è Gucci, carino. Io queste borse piccoline, queste le adoro. Queste le adoro. Direi, se avrei una scelta per comprarmi Gucci o Louis Vuitton, mi comprerei Gucci. Poi mi piace. Questa è molto bella. Anche questo tote è molto bello. Solo non mi piacciono le t-shirt Gucci. Questo no. Perché quelli questi brands, quelli che hanno fatto Balmain, Valentino, Gucci, vogliono copiare un po' lo street style, no? Però quello va bene se c'è scritto Puma, Nike, perché sulle cose sportive hanno sempre messo il loro nome. Nike, Adidas o Adidas. Hanno sempre le cose sportive, però loro hanno preso cose sportive come t-shirt, cioè hanno messo il loro nome, che può anche andare bene, però sai, pagare $300, non so quanto costano, €300, quelle t-shirt di Gucci. Non so, però sai, le persone se hanno soldi, che vengono e spendono come vogliono. Non spetta a me giudicare, no? Anche se trovo che così, che sono un po' una presa per il culo, no? Però per spendere quei soldi. Vediamo cos'altro c'è qui, poi concludiamo. Questa borsa è di Versace, bel colore, e l'abbiamo così, e non c'è scritto Versace. Non vedo se è scritto, quello ci va bene. Ci va bene quello. Non mi piacciono questi logo, ma questa è una cosa mia, no? Guarda, questi sono troppo dolci, no? È carino, diciamo la verità, questo ballet è dolce, non è il massimo della praticità, però diciamo la verità, è carino, eh? E questa camicetta è tutto Louis Vuitton, molto bella questa. Apprezzo l'idea che a livello stilistico apprezzo l'idea dei disegni, della creatività. Apprezzo meno il prezzo, però questo è perché io non ho quelle possibilità e se le avrei forse le comprerei, chissà. La scarpa non sai se ti piacciono questo genere di scarpa. Questo è Balenciaga. La borsa è $2.000, che non è costosissima relativamente a una Hermès che costa 10. Carina, mi piace il semplice logo, non c'è scritto Balenciaga da nessuna parte. Ci sta pure bene. Raincoat, questa cosa qui non penso dona a nessuno, però non so quanto durerà questo ritorno a questa. Così, pads così. Comunque, costa $3.000, quindi bel colore. Ok, qui ho finito di fare tutto. Spero
spero che vi ho tenuto compagnia. Questo video penso va avanti per un bel po'. Ora, i capelli sono quasi tutti asciutti. E ora vado, che ore sono? Sono le 10:30, vado a preparare un po' di pranzo. Metto un po' di rossetto. E noi ci vediamo presto. Ciao, grazie per la compagnia.